parte da te. Cado all'indietro, raccolgo poesie lasciate da te. Ciao a tutti amici e bentornati a bordo dell'astronave. E, come vedete, oggi la nostra Allegra non sarà con noi e la sostituirò io. Naturalmente dalla prossima puntata tornerà lei, nel frattempo noi la abbracciamo e la aspettiamo a braccia aperte. E, oggi abbiamo il piacere di avere in studio una band strepitosa che in questa occasione festeggerà un anniversario che è appunto l'anniversario del decennale del loro primo disco Contorrocchi. Prima di cominciare però vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per avere tutti gli aggiornamenti sulle nostre pubblicazioni. E ora torniamo a noi, ragazzi. Allora, ci siete tutti? Siete tutti qua? Sì, 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 siamo sì. Tutti. Benvenuti innanzitutto. Grazie, grazie. Grazie. E allora, la prima domanda che vorrei farvi, e la vorrei fare a Gianluca, sì. E vorrei sapere che cosa rappresenta Contorno Occhi per i Lettera 22. Ok, innanzitutto, a prescindere, un grande saluto, un abbraccio a tutti quanti, a tutto il pubblico di Diario di Bordo. Grazie Matteo e grazie all'astronave per questa opportunità. Per noi siamo felici, è molto importante, siamo anche molto emozionati perché, come diceva Matteo, è un compleanno per noi, il compleanno di questo primo nostro disco che è Contorno Occhi, che compie 10 anni. E Contorno Occhi per noi è l'inizio della nostra avventura, è stata la prima pietra su cui abbiamo costruito i Lettera 22. E da un certo punto di vista forse è stato lo stesso Contorno Occhi un po' a formare, a far crescere i Lettera 22, insomma, che è stato forse anche un po' il contrario, perché al tempo, 10 anni fa, anzi di più, 11 anni fa, quando c'erano questi pezzi in maniera embrionale, io e Arianna avevamo dei brani, avevamo fra le mani un piccolo contratto discografico con un'etichetta fiorentina indipendente, però non avevamo un gruppo praticamente. Dopo si sono aggiunti Francesco e Luca e insieme loro hanno portato il loro modo di vivere e di fare musica, abbiamo rivisto insieme quei brani embrionali e ne abbiamo scritti altri insieme, quindi è stato il disco stesso, la creazione del disco che ha portato alla creazione stessa, secondo come l'ho sempre vissuta io, della band, che poi è cresciuta, è maturata, ha fatto altro, quindi è stato proprio l'inizio di un'avventura. E sì, questo è stato Contorno. Francesco, io invece appunto parlando, no, della nascita di questo... di questo vostro primo disco Contorno Occhi, ero curioso di sapere, no, come poi avete impresso questi brani, queste musiche nel momento della registrazione in studio.
È stato avvincente, ci siamo trovati innanzitutto a formare un nuovo rapporto familiare, perché tutte le band nascono da integrazioni affettive, furiose litigate, e poi ci siamo spostati a Firenze, dove abbiamo dovuto mettere assieme mattoncino su mattoncino quelli che erano all'epoca deliri adolescenziali e crisi di mezza età, perché noi abbiamo anche internamente un bello scarto d'età. Io mi avviavo al prepensionamento e poi forse ho trovato questo questi pacconetti. Uno scontro, no? Generazionale, padri e figli, fratelli e sorelle. Esatto. Ecco cos'è contornocchi, penetrami di tu. A Firenze, in Borgo Santo Spirito, in un clima crepuscolare, letterario e misto fra alcol e rinascimento, ci siamo trovati a dover riarrangiare completamente le parti che avevamo provato in sala prove, certo, perché c'è un abisso che separa la band nel garage da quello che senti poi su un supporto fisico. Quindi una grande prova di umiltà, perché bisognava sottrarre, togliere a tutti i costi e integrare affinché respirasse tutto assieme. Poi abbiamo scoperto, facendolo, che ci eravamo innamorati di quelle canzoni, e quindi la cosa emozionante, io ne parlo come se fosse il primo figliuolo, è stato vedere che quando suonava nello stereo della tua macchina, quando chiudevi gli occhi, quando lo inviavi magari per messaggio a qualcuno, questo generava una reazione. Poi Contorno Occhi, un brano di Contorno Occhi ci ha portati a girare come la pallina d'un flipper. Questo è stato forse il test più bello. Fin lì sono le tue astrazioni, le tue fisime e anche la tua convinzione di essere imprescindibile e necessario in quanto artista. Basta che uno sorrida, uno applauda e uno dica bella quella canzone e quello diventa reale. Sì, ti interrompo, aggiungo solo una cosa per completare un po' la domanda di Matteo. Ci siamo dovuti per la prima volta anche, no, interloquire con rapportarci con un quinto membro, che era Daniele Landi, che salutiamo, che è stato il produttore artistico dell'album, e quindi le canzoni, diciamo, che sono cambiate nel corso del tempo per arrivare a quello che poi è presente nell'album. Va detto che Landi ha sentito Luca Orselli e si è innamorato del gruppo, ha detto sì, adesso si può fare. No, cioè, noi lo diciamo sempre. La sezione ritmica è stata sicuramente la chiave di volta di tutto. Bene ragazzi, allora io direi di andare avanti con il prossimo pezzo, che è Calibro 23, che poi è il singolo dell'album Contornocchi. A voi. Calibro 23, le anime
Il prossimo brano invece è un po' la ballad dell'album e si intitola Autunno. Questa tumulta attesa che si incolla alle mie labbra, come pelle i muscoli, come carne i muscoli, come questa pioggia stanca che mi goccia sulle guance, dal mento scorre via. Rami bucano le nuvole e ti guardo andartene, e ti guardo andartene. Quindi era autunno, e il prossimo brano si intitola Una parola. Thank you.
conchiglie di bottiglie vuote, solo vento sai, solo vento ormai. Soffi dentro le conchiglie, le bottiglie vuote, solo vento sai, solo vento ormai. Il brano che avete appena ascoltato era Tennis Kleptica, che abbiamo unito a una parola. E il prossimo brano si intitola Cliché. Scriverti e
chiavi perse e scriverti in fondo a tasche logore ed un congedo da cliché, un film erotico di sé. Bene ragazzi, finora abbiamo fatto passare in sordina un fatto che però sicuramente non sarà passato inosservato per chi come me vi segue fin dall'inizio, e come un bel anniversario come quello che è oggi, insomma, non poteva che essere l'occasione migliore per questa reunion, no? Che ci fa ritrovare in lettera con Arianna Graciotti alla chitarra. Arianna, io adesso voglio parlare un po' con te. Ciao! Allora, innanzitutto voglio sapere quanti anni sono passati dall'ultima volta con i Lettera? Sono passati 6 anni e mezzo. Sì, sono tanti. Allora, io sono curioso di sapere che cosa sono stati i Lettera 22 per Arianna Graciotti e che cosa sono oggi, a 10 anni di distanza da Contorno Occhi, i Lettera per te? Allora, comincio da cosa sono oggi, che forse è più semplice da un certo punto di vista. E i Lettera 22 per me sono delle radici profondissime, quindi sono felicissima di essere qui e ringrazio Gianluca, Luca, Francesco di avermi chiamata, di avermi fatto ritornare a vivere una delle esperienze più belle della mia vita. Sono molto contenta di aver trovato dei nuovi compagni di viaggio, Matteo e Paolo, e quindi sono veramente molto molto felice. E cosa sono stati? Sono stati una cosa molto importante. Quando siamo entrati in studio per registrare questo disco avevo 21 anni e stavo realizzando un sogno, quindi sono qualcosa che mi ricorda chi sono. Bello, bello. E, ecco, cogliamo l'occasione. Francesco, vuoi presentare gli altri elementi della band? Sì, è un momento parabolico, il ritorno del figlio prodigo. Andate, riproducetevi, c'è tutto qui dentro. Questa band è biblica. Allora, partendo dalle solidissime fondamenta, Luca Orselli alla batteria, abbiamo aperto porte e finestre e è arrivato... No, Matteo Ortensi. Matteo... Matteone nostro è colonna portante, e poi c'è giustamente Paolo Romagnoli che fluidifica la fascia e crea questo, siamo un terzetto comico inarrestabile. Non saremmo nulla senza Gianluca. E poi Arianna, adesso ci hai aperto atri e ventricoli con la tua dichiarazione d'amore sempiterno. C'ho un po' le palpitazioni, potrebbe essere l'età sempre, però mai commosso. Io mi intrometto, scusate, ma è un momento emozionante per tutti, per tutti noi che vi abbiamo seguito fin dagli albori. Veramente questa reunion è un momento che
veramente ci emoziona. E, Francesco, io volevo chiederti anche un po' che cosa è successo dopo Contorno Occhi, no? Sono passati 10 anni, nel frattempo sono successe un sacco di cose. E magari raccontaci quelle più salienti, quelle certo. più importanti per voi. Dopo Contorno Occhi ci siamo tuffati in tantissimi concerti. In uno abbiamo importunato dal vivo un signore di mezza età che è veramente un galantuomo, Paolo Benvenu, una delle più importanti voci della musica italiana, non dico indipendente perché ha scritto pure pezzi per autori assolutamente mainstream. Al prezzo di un crodino ci ha prodotto un disco e si è innamorato di quel progetto, ci ha portato da lui, siamo stati in Umbria a registrare un disco che per noi è bellissimo. Tutti gli artisti dicono che le proprie opere siano valide, però Le nostre domeniche è stato quello che ha sintetizzato esatto. anche il clima di quel momento. Poi Arianna, che è la nostra eroina dei due mondi, a metà di quello che era il tour di quell'album è andata in Sud America e laddove un gruppo l'avrebbe pianta, ci siamo scritti e mandati cartoline molto affettuosamente, perché lei fondamentalmente non ha lasciato il gruppo, ha preso uno dei tanti sentieri della vita e è arrivato Matteo. Con Matteo abbiamo fatto, con Matteo è stato amore a prima vista, anche se guardando i peli che ci ricoprono entrambi, insomma, uno si terrebbe un attimo a distanza. Sì. Però con Matteo abbiamo dato il via a quello che è diventato Lettera 22 Mark 2, esageriamo, via, la seconda formazione, e abbiamo registrato un altro album. Risale a prima dell'apocalisse di raffreddore che ci ha colti tutti e si intitola Radio Televisione Italiana. Ve lo potete andare a cercare, contiene delle belle canzoni e abbiamo cercato ovviamente di portarlo dal vivo e adesso ci rimetteremo in forze, visto che la musica sta tornando nei luoghi preposti a farla e a fruirla e vorremmo tanto suonarla dal vivo. In tutto questo Paolo ci ha salvato nel momento in cui volevamo dare una nuova sferzata al nostro sound. Il bello di questo gruppo è che è, come vedi, un elemento molteplice al quale si aggregano altre persone, ognuno porta la sua sensibilità. Esatto. Bene ragazzi, allora direi di procedere con l'ultimo pezzo che è Cara Polvere. A voi. Ti ho nascosto come polvere negli angoli dove non ti avrei trovato mai. Scuri come crepe sui muri, vecchi lividi, spacchi sulle labbra. Cara polvere, cara polvere.
Bene ragazzi, siamo giunti al termine. Sì. Io innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per averci regalato questi momenti che sono per noi davvero molto molto importanti. Ma noi ringraziamo a voi, ringraziamo l'Astronave, ringraziamo a Diario di Bordo per averci dato questa opportunità di festeggiare questo compleanno qui. E noi speriamo di rivedervi qui prima del ventennale, ok ragazzi? Ok. Bene, noi salutiamo tutti gli amici dell'Astronave e se vi è piaciuto il video mettete un commento. E io personalmente ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi dello staff, Nicola in studio A, Andrea in studio B, gli operatori Christian e Erika. E che dire, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.